Buongiorno, buonasera, sono il dottor Gitliuzzi collegato con Paola Setti da Ciao. Milano. E volevo appunto, abbiamo fondato già da 15 anni l'Istituto Mondiale per l'Applicazione Professionale dell'Intelligenza Intuitiva e ho chiesto un po' a Paola, vorrei chiedere e ad altri cosa ne pensi tu. Praticamente è un'organizzazione libera, non a scopo di lucro, quindi che mette l'intelligenza e la coscienza di ogni individuo, la mette al primo piano rispetto ai libri, rispetto alle leggi, rispetto alle abitudini che abbiamo. Quindi è un'università libera dove diversi istituti in Europa, chi vuole collabora, sviluppa l'intelligenza intuitiva, quindi la propria connessione individuale, e la mette a disposizione degli altri. Quindi diamo certificazioni sia agli individui che agli istituti che i metodi o le tecnologie che usano vengono utilizzate sempre in connessione con la propria coscienza e con la propria intelligenza individuale. In questo modo si evita che una persona utilizza un metodo in un modo, cioè senza rendersi conto che il maestro, la maestra, la persona, il medico, il maestro che utilizza e che lo strumento è sempre lo strumento. Quindi vorrei chiederti un po' una tua. È importante questo istituto? Cosa ne pensi? Ricevi qualche informazione specifica su questo? È da molto tempo che sto cercando di rafforzarlo e ho chiesto il tuo aiuto e il tuo parere. Bene, sì, io sono molto molto felice che ci sia stato questo incontro perché ho ricevuto un messaggio preciso da Crayon già una ventina di giorni fa e subito ho avuto un'intuizione, ma non sono riuscita a capirne l'entità e l'importanza, ok? Quindi io ho imparato che c'è un tempo giusto per ogni cosa, e questo a livello umanitario è il tempo per questo passaggio. Quindi questo che tu stai portando avanti come messaggio universale è portato avanti a livello di ogni strumento, come dicevi tu, a livello sociale, ognuno con le proprie caratteristiche, ma in origine deve esserci questa consapevolezza, cioè non si può delegare, cioè non esiste che scende Gesù e ci salva, non esiste che è il capo di Stato, cioè il capo di Stato è colui che dà voce a ogni nostra singola intenzione, ok? È lo specchio dell'intenzione di un popolo, ok? Quindi nel momento in cui ognuno di noi si connette, creiamo una energia senza bandiere. Questa è la cosa importante, che ognuno di noi riconosca il proprio ruolo fondamentale, ok? Quindi come nel percorso spirituale, immediatamente dopo l'azione nella società. Quindi per me questo è un meraviglioso segnale che queste entità angeliche che mi mandano dei messaggi e me li stiano mandando in un tempo in cui ognuno di noi è responsabile e concretizza, ok? Quindi tu Jet hai la tua missione anche di riunirci in questo, quindi per me è una bellissima risposta concreta alla spiritualità. Quindi se una persona ti chiede, Paola, quali studi hai fatto per poter fare questo lavoro? Da chi hai preso la scienza e il sapere? Cosa rispondi? Da Paola.
Allora, l'ho incarnato. L'ho incarnato. Cioè, il mio insegnante è Dio, è la fonte, è la luce, ok? Nel senso che io sono un'anima che sta evolvendo. Poi posso aderire a qualsiasi ente, come posso lasciare qualsiasi ente. L'importante è che io continuo a evolvere. Quindi, l'intelligenza intuitiva è intelligenza nel momento in cui noi siamo incarnati, ma l'intuizione è divina, cioè l'intuizione è quella nostra coscienza universale di cui noi facciamo parte nel tutto. Nel momento in cui noi siamo incarnati, ci vediamo divisi, ma siamo divisi nel corpo. Ok? Poi abbiamo un'entità, però questa intelligenza intuitiva che poi può racchiudere tante abilità, può racchiudere tante istituzioni, ma è l'origine. Cioè, bisogna che noi la riconosciamo come origine. Ok? Poi ogni istituzione illuminata, perché è fondamentale che sia illuminata, quindi lo scopo deve essere illuminato. Cioè non può entrare a far parte di questa associazione l'ombra. L'ombra va, ognuno di noi tutti i giorni se la deve pulire la propria. L'importante è che ci sia un'intenzione di luce. Quindi le associazioni possono unirsi poi a questa, diventare loro connessione diretta, ok? Però una cosa che mi è molto chiara ad oggi è che l'entità, in quanto spirito, ha bisogno di chi è incarnato. E questo per le coscienze superiori, ma noi siamo coscienza, infatti è una fusione. Non è che io sento le voci o vedo fuori, certo ci può essere anche quello, ma nel momento in cui io sono connessa alla mia spiritualità, io raggiungo anche quella degli altri, ma deve partire da Deve me. partire da me, sì. Quindi, quando si dice, molti dicono, il tuo lavoro è provato scientificamente, io dico, la scienza è l'intuizione. Tutte le scienze in tutte le scuole mistiche sono nate dall'intuizione, dalla matematica, geometria al. Quindi, l'intelligenza intuitiva, è la scienza. E non è necessario per chi collabora in questo senso di dire l'abbiamo, c'è una prova scientifica del nostro lavoro. Cosa ne pensi? Penso che questo lo abbiamo già visto in tutti i geni della matematica, della fisica e di tutto. Cioè, prima arriva l'intuizione e in quanto anima intelligente, in quanto intuizione, poi come strumento il cervello decide come decodificarla. Ma senza l'intuizione nessun Newton, Einstein, nessuno avrebbe potuto creare un linguaggio per portarlo all'altro, come abbiamo visto quell'indiano che conosceva tutta la matematica ma non aveva studiato e non riusciva a portarla agli accademici. Cioè lui è entrato in accademia che conosceva sistemi e verità ma non riusciva a tradurli perché non aveva studiato. Quindi l'accademismo si è messo, ha cercato di capire queste sue grandissime intuizioni, ma stentava a stargli dietro, no? Quindi sono due piani di esistenza, ma viene prima l'intuizione e poi la decodifica. Quindi la scienza deve essere al servizio dell'intuizione, perché se no viene spezzato e cioè viene spezzata quella comunicazione creativa che è quella che innalza l'umanità. Io Bellissimo.
Ho assoluta chiarezza in questo, ma già la storia ce l'ha fatto vedere. Quindi, se c'è la libertà, che non c'è un profitto, ma il bene al centro è l'umanità, questo viene riconosciuto. Quando non viene riconosciuto è perché c'è l'esigenza di una strumentalizzazione. Esatto. Ok? Oh. Questo è molto chiaro. È molto Bellissimo. chiaro. Volevo sentirlo così dalla tua voce, perché se lo dici riceve un nuovo, dai un nuovo impulso, dai una nuova autorità. Grazie. L'ultima domanda è: si parla spesso di professionalità, professione. Sei professionale, quindi seguire la propria missione, no? Quindi spesso molti dicono: io sono medico così, o io sono insegnante, e io dico la professione, la professionalità ha qualcosa di individuale, ha qualcosa di a fare con l'individuo, e che quindi chi ascolta se stesso o se stessa è professionale, perché segue i propri impulsi. Quindi spesso diamo alla parola professionalità un significato: copia bene da chi ha imparato. Invece, appunto, per me è importante, professionalità significa seguire la propria missione. Ok, sì, seguire la propria missione, ma soprattutto esserne anche libero, perché quando sei veramente al centro della tua connessione intuitiva, devi anche riconoscere che a volte i percorsi cambiano. Cioè, se noi seguiamo la nostra intuizione, noi non siamo solo questo o quello, quindi dobbiamo dare la possibilità a noi stessi di essere medici, ma filosofi, medici, ma anime spirituali, no? Quindi abbiamo tante competenze, tutte illuminate da questa grande creatività intuitiva. Quindi la propria missione libera, no? Quindi ingrandirla attraverso varie competenze e non chiudersi, perché è limitata la nostra potenzialità. Bene, grazie, grazie mille Paolo Setti. Grazie a te, certo. Prego.